Anche quest'anno sulla 7 torna Miss Italia. Simona Ventura sarà la conduzione per il secondo anno consecutivo. Quest'anno potranno partecipare al concorso anche le cosiddette donne curvy, cioè le ragazze un po' più formose con un po' più di curve. Una scelta saggia oppure secondo lei Miss Italia deve avere il fisico da modella? No, secondo me è giusto. Alla fine è giusto che sia aperto a tutti, a ragazze con più o meno fisico longilineo, anche perché sarebbe una discriminazione altrimenti. Giusto portarsi verso il futuro. Ok, qualcuno dice addirittura che Miss Italia è il concorso per le donne che hanno niente da dire e tanto da mostrare, cioè quelle che puntano tutte sul fisico e niente sul cervello, e per questo andrebbe abolito. Cosa ne pensi? No, non va abolito, poi sicuramente dipende dalle ragazze che si presentano, non è detto che tutte non abbiano dei contenuti, è una cosa puramente personale. Qualcuno dice anche che è ora di includere invece le transessuali operate all'interno del concorso, è esagerato oppure tu saresti a favore? Secondo me adesso è esagerato, magari tra qualche anno, quando le mentalità si apriranno un po' di più, potrebbe essere un'altra possibilità. Quindi non le escludi? Non le escludo, non subito, magari nel futuro. E non ti offenderebbe? No, non particolarmente. No, benissimo. Io le voglio proprio, perlomeno visto da un uomo, penso che da uomo le curve, ma anche da donne un po' formosi, visto che noi abbiamo già un'età che qualcosa in più abbiamo. Quindi secondo lei è giusto? Ma anche per le ragazze, quelle lì anoressiche, le modelle anoressiche non fanno una bella figura. Sempre a proposito di Miss Italia, qualcuno dice è ora che aboliscono il concorso perché è l'emblema della donna non intelligente che punta tutto sul fisico e non sul cervello e quindi andrebbe completamente abolito perché limita l'emancipazione femminile. Cosa ne pensa? No, io ne penso che ormai adesso le ragazze sono tutte emancipate, sono tutte, hanno studiato e tutto, quindi non diamo dell'ignorante a tutte. Noi donne, purtroppo, anche le casalinghe, come sono io, siamo state giudicate con poco cultura, invece non è vero. È un pregiudizio, dice lei. È un pregiudizio, senz'altro. Ne sono convinta. Per finire, qualcuno dice anche che a Miss Italia dovrebbero partecipare le ragazze transessuali operate chirurgicamente. Lei cosa ne pensa? Sì, è un altro discorso, cioè Miss Italia proprio per la donna. Nata donna. Però, ma guardi, in questo caso non so cosa dire. Si sentirebbe offesa? No, offesa no, ma però insomma se è per la donna, facciamolo per la donna. Una modella. Deve essere per forza una modella, perché? Perché è giusto così, gli standard sono quelli, quindi è giusto rispettarli. Qualcuno dice che Miss Italia è ormai l'emblema della donna che punta tutto sul fisico e zero sul cervello, per cui... Seguo. No, però ti volevo chiedere, secondo te un concorso che permette alla donna di affermarsi attraverso il proprio fisico andrebbe abolito perché limita l'emancipazione femminile oppure no, non ti dà fastidio? No, secondo me c'è sempre stato, è giusto così, è giusto che rispetti gli standard del modello di donna che c'è al momento. Quindi Miss Italia rappresenta un po' la donna di oggi? Sì, esatto. A tal proposito qualcuno dice che andrebbe inclusa nel concorso anche la donna diventata donna, quindi transessuale operato chirurgicamente. Ti sentiresti offesa oppure no? No, assolutamente. Quindi saresti a favore? Sì.